Allora, Mauguris, ragazzi, come detto nello scorso video con l'analisi del penultimo episodio di House of the Dragon, oggi proveremo a rispondere a una domanda che è diventata in realtà molto popolare proprio nelle ultime settimane, visti gli avvenimenti appunto della Danza dei Draghi, e cioè chi può cavalcare i draghi e perché? E vi diciamo subito che in realtà non potremo darvi una risposta definitiva perché non c'è una risposta definitiva, è una questione abbastanza complicata e ci mancano tutti i pezzi del puzzle. Pezzi che ci ricorda lo stesso George Martin non essere ancora a nostra disposizione, perché di recente nel suo blog ha affermato come non c'è ancora a disposizione del pubblico tutta la spiegazione su come funziona il domare e cavalcare i draghi. Questi dettagli lui li ha sì ideati, ma li rivelerà col i prossimi libri, cioè non li rivelerà mai. Quindi, anche se non abbiamo il quadro completo della situazione e non lo avremo mai, io faccio moltissimo le corna in questo momento, capitemi. E tutti i video, loro non lo sanno, c'ho le corna Sì, sotto, io. con le mani, Ecco, sempre. sempre. Quindi noi raccogliamo quello che al momento sappiamo e cerchiamo di dare un attimino una sistemazione anche. Andiamo di speculazione su come e perché si possa cavalcare un drago. E partiamo da quel caso che subito ha suscitato tutte quelle domande a cui possiamo dare una ris anzi più risposte Sì. in questo video. E riguarda Adam, il figlio illegittimo di Corlys Velaryon, che è riuscito a prendersi Mare Infuocato, anche se nella serie è andato un po' al contrario. Questo caso ha suscitato un po' di casini perché da quando c'è stato il disastro di Valyria, sostanzialmente nella storia abbiamo sempre avuto solo dei Targaryen come cavalieri di drago. Al massimo abbiamo avuto dei Velaryon di cognome, che però sono i figli di Rhaenyra in un caso, di Rhaenys nell'altro, quindi avendo una madre Targaryen e cavaliere di drago non c'erano molti dubbi su come avessero ereditato questa abilità. Quindi dobbiamo un attimino capire perché Adam è capace di ciò, ma dobbiamo anche separare un attimino libri dalla serie, perché nel libro c'è un caso un pochettino più particolare, la timeline è leggermente diversa, in quanto ufficialmente nei libri tanto Adam quanto Arryn ovviamente sono spacciati per essere figli di Laenor Velaryon e quindi nipoti di Corlys. Quindi in teoria non ci sarebbero problemi, visto che Laenor comunque da parte di mamma sarebbe un Targaryen. Però da questo punto di vista non possiamo neanche fare troppe differenze in realtà, perché anche nei libri nessuno ha mai creduto che Lenor avesse generato dei figli e che quindi quelli sono comunque figli di Corlys. Essendo, a netto di questa differenza, sia nel libro che nella serie, Adam, figlio di Corlys Velaryon, con quale diritto magico di stirpe è riuscito a salire in groppa a un drago? Una possibilità che è suggerita anche nella serie televisiva vuole sua madre Marilda come seme di drago, quindi lei rientrerebbe nel gruppone di tizi con le parrucche bionde che abbiamo visto nel penultimo episodio e di conseguenza Adam avrebbe ereditato questa possibilità da lei, per quanto sulla base di quello che sappiamo dai libri non possiamo dirlo, perché in realtà di Marilda parte della storia viene raccontata in Fuoco e Sangue, solo che se ci sono tanti dettagli su come è nata, cresciuta, eccetera, non c'è nulla circa il suo aspetto fisico. E per quanto noi sappiamo qualche informazione in più, non ci viene mai specificato proprio il colore dei capelli e degli occhi, che tra l'altro per Martin è un dettaglio molto importante in tutte le sue opere, che viene specificato spesso per tutti quanti i simili drago che più o meno hanno provato l'impresa di domare un drago. Quindi dobbiamo passare un attimino a un'ipotesi che è forse più avvalorata e più forte e che giustifica Adam come cavaliere di drago. Ed è anche in realtà molto molto semplice. Col passare dei secoli, per quanti Velaryon siano arrivati a Westeros non come signori dei draghi e non lo sono mai stati, hanno incrociato spesso e volentieri il loro sangue con matrimoni dinastici proprio con i Targaryen. Velaryon e Targaryen sono casate, alleate da sempre, o almeno da quando entrambe sono arrivate in quel di Westeros. Tra l'altro, le loro sedi di Roccia del Drago e Driftmark sono isole vicine. Gli spostamenti tra le due
Sidi non sono poi così strani, anzi proprio nella serie vediamo sono molto rapidi, non ci vuole niente ad arrivare da un castello all'altro. Di conseguenza è vero che i Targaryen tendono a usare l'incesto e quindi a lasciare tutto in famiglia, però non mancano i casi in cui hanno sposato anche altre famiglie nobili, e tra queste spiccano proprio i Velaryon, in virtù di questo, di questa alleanza così antica e privilegiata anche dalla discendenza valiriana comune. Non abbiamo purtroppo l'albero genealogico completo di entrambe le casate, quindi non possiamo dirvi esattamente quante volte questa alleanza a livello di matrimoni si è concretizzata, soprattutto per quanto riguarda il periodo precedente alla conquista di Aegon. In quello successivo però degli esempi non mancano. Basti pensare che nel presente di House of the Dragon abbiamo ben due principesse, anzi regine e regine che non furono, Targaryen sposati con dei Velaryon. Corlys è sposato con Rhaenys, la regina che non fu, Rhaenys Targaryen, e Lenor con Rhaenyra. Ma Lena con Daemon pure. Lena con Daemon, giustamente. Però, tra l'altro, andando indietro, Aenys I, il re, si sposò con Alyssa Velaryon. E ancora più indietro, Aegon è figlio di Valena Velaryon. Aegon il conquistatore. Aegon il conquistatore, specifichiamo. Scusa, cioè avete ragione. Quindi il conquistatore, Aegon il drago, è per metà Velaryon. E tra l'altro sua madre, Valena, era a sua volta metà Targaryen. Quindi è chiaro che le unioni tra queste casate non erano poche. Certo, magari questi esempi non sono tantissimi, perché se consideriamo gli ultimi sono successivi ad Addam. Certo, però dimostrano che le due casate spesso si univano, erano molto alleate. Non abbiamo dubbi che precedentemente alla conquista ci siano stati più unioni, anche perché questa Valena da qualche parte è uscita. E di conseguenza pensiamo che ci sia molto sangue Targaryen nel ramo Velaryon, e da questo sangue Addam è riuscito in qualche maniera a prevalere sugli altri simi di drago, a prendersi il suo mare infuocato e a diventare un bel cavaliere nuovo. Rampante, sime di drago. Sicuramente aveva più sangue lui di Stefan Darklyn, certo, e la sua bisnonna fasulla della serie televisiva, questo quindi è poco ma sicuro. Poi però c'è un'altra possibilità che fa leva, come amano ripetere alcuni Velaryon decapitati ormai, del denso sangue valiriano, ovvero che tutti i valiriani in potenza potrebbero avere la possibilità di cavalcare i draghi. Però è un po' strano come discorso, perché da una parte sì, i valiriani sono un popolo magico e magari non tutte le famiglie avevano i draghi, perché erano comunque retaggio di una famiglia particolarmente nobile, non tutti erano così ricchi da possedere dei draghi ed essere cavalieri di draghi. Però questa ipotesi è stata scartata, diciamo, circa nel 2022, in cui Martin in un'intervista ha detto che no, non tutti i valiriani praticano l'incesto, solo le famiglie che cavalcavano i draghi, e per un motivo specifico. Quella dell'incesto non è una pratica fatta così, casualmente, tanto perché è bello l'incesto, no, chi la utilizzava lo faceva con un obiettivo specifico, che era quello di mantenere pura la propria linea di sangue, credendo che così facendo si manteneva anche all'interno della famiglia un certo potere, si conservasse una certa abilità. Di conseguenza, da queste informazioni possiamo quantomeno concludere, anche se Martin non l'ha detto esplicitamente, che erano solo quelle 40 famiglie valiriane che comandavano su Valiria, che quindi possedevano i draghi, a utilizzare questa pratica per mantenere questa abilità tramite matrimoni incestuosi e robe Targaryen, robe un po' particolari che al credo non tanto piacciono, ma di questo abbiamo parlato qualche video fa. In vari video, in realtà. I Targaryen erano per l'appunto una di queste famiglie nobili, importantissime, però proprio tra queste famiglie i Targaryen erano né i più ricchi né i più potenti, tant'è che quando andarono via prima del disastro furono anche ritenuti disertori solo perché erano dei poracci, cioè per dirvi questa è la situazione. Voi pensate, i Targaryen coi draghi che venivano presi in giro. Sì, dagli altri, erano bullizzati. Incredibile. E i Velaryon invece, da quel poco che sappiamo, non sono mai stati signori dei draghi e forse si sono spinti a stabilirsi a Westeros, che era un territorio veramente poco toccato dall'influenza valiriana in generale, proprio per cercare fortuna, tant'è che si sono specializzati nell'utilizzo delle navi, nel commercio, eccetera, eccetera. Quindi detto ciò, adesso possiamo complicarci ulteriormente la vita e farci un'altra domanda.
chiedendoci allo stato attuale, quindi con i Targaryen come unici cavalieri di drago sopravvissuti dopo il disastro di Valyria, serve necessariamente avere il loro sangue per poter ottenere i favori di un drago? È proprio necessario al 100%? E anche qui la risposta è non lo sappiamo al 100%. Allora, tendenzialmente pensiamo di sì. Da quello che non solo noi, ma in generale sì, nel fandom si crede di sì, però non possiamo esserne sicuri. L'unica cosa certa è che aiuta, sicuramente avere il sangue Targaryen aiuta a non essere immediatamente inondati dalle fiamme di un drago se ti presenti a reclamarlo. Poi se sia necessario possiamo discuterne prendendo in considerazione varie informazioni che ci dà tra l'altro anche Martin. Sì, perché dobbiamo fare un saltino nel passato, nel 2000, in un firmacopia avvenuto in Canada, in cui Martin a quanto pare ha risposto ad alcune domande dei fan, e un fan effettivamente gli ha chiesto chi potessero essere le tre teste del drago, ovvero i tre cavalieri che avrebbero domato i tre draghi di Daenerys. Quindi oltre Daenerys chi altro avrebbe potuto cavalcare i due draghi restanti, e Martin qui dice, ah sì, le tre teste del drago, magari la terza testa del drago non sarà necessariamente un Targaryen. Ora, prendiamo questa affermazione con le pinze, un po' perché magari Martin stava pure scherzando. Sì, era un firmacopia, non era un'intervista ufficiale. Capite, non è proprio l'ambiente in cui la gente parla sul serio, magari ha detto una fregnaccia. E un po' perché era il 2000 e Martin notoriamente cambia spesso idea su quello che deve essere il canone della sua opera. Giustamente tutti gli scrittori lo fanno alla fin fine. Però a parte questa dichiarazione di Martin, già da tempo i fan speculavano su queste tre teste del drago, in particolare sulla seconda e la terza. Anzi, in particolare sulla terza, perché la seconda siamo tutti d'accordo, finirà con l'essere Jon Snow, perché Jon Snow sappiamo essere quasi certamente il figlio di Rhaegar. C'è un drago che si chiama Rhaegal, che porta il nome di suo padre, ci aspettiamo che sia lui a cavalcarlo, sarebbe anche poetico. E poi nella serie abbiamo avuto una mezza conferma, perché ok, molte cose cambieranno nei libri rispetto alla serie televisiva, ma che Jon cavalchi quel drago è abbastanza probabile, sarà il suo destino anche nei libri. Ma per la terza testa ci sono ipotesi varie, abbastanza papabili, e che però sono non Targaryen e che sono al centro di numerose teorie. Questi due possibili cavalieri sono Tyrion Lannister e Euron Greyjoy. Per quanto riguarda Euron, quantomeno nei libri, sappiamo che lui possiede un corno capace di domare i draghi, e quindi in qualche modo sarebbe interessante vedere qualcuno completamente slegato avere una possibilità diversa di creare un legame con un drago. Sarebbe un caso molto diverso da tutti quelli che abbiamo visto anche in House of the Dragon e in Fuoco e Sangue. Tra l'altro c'è da dire che ad un certo punto i valiriani devono anche aver reclamato i draghi per una prima volta, senza avere direttamente un legame di sangue. Immaginiamo che Euron possa utilizzare una tecnica di questo tipo tramite un artefatto valiriano, magari ha scoperto qualche pergamena, qualche antico incantesimo utilizzato dai valiriani per la prima volta, e il suo caso sarebbe unico. Possiamo quindi supporre che con un nuovo metodo magico Euron si potrà legare in futuro con Viserion, ma magari Viserion potrebbe preferire Tyrion. E perché parlo di preferire? Perché qui si parla non tanto della presenza di sangue Targaryen nelle vene di Tyrion, quanto perché molti, secondo il ragionamento di Martin, potrebbero paragonare Tyrion a Nettles. Ora, Nettles è un seme di drago che è presente in Fuoco e Sangue, ma che è stata tagliata in House of the Dragon, e che riesce in qualche modo a domare un drago selvatico ammansendo la furia di Bocconcini. Gli dà da mangiare, il drago si affeziona e si fa avvicinare. Quindi vai Bocconcini, arrosticini di pecora, è andata, il drago strada si è affezionato per il cuore del drago attraverso lo stomaco del drago, sì, dicevano sì, a Valyria, certo, che altro certo, che incantesimi, magia del sangue, no, gli arrosticini di pecora in montone. Ora, noi diamo per scontato in realtà che anche Nettles sia effettivamente di origine Targaryen, perché è riuscita nel suo intento, però non possiamo esserne certi al 100% anche in questo caso. Probabilmente è così, però è anche vero che Martin ha fatto una descrizione di Nettles abbastanza particolare e diversa da tutti gli altri simili drago, così come è stato diverso il suo metodo di, come dire, addomesticamento. Perché tutti i simili drago tendenzialmente hanno qualche caratteristica dei valiriani, capelli bianchi, gli occhi viola. Nettles invece ha
gli occhi scuri, la pelle scura, i capelli scuri, non è manco descritta come particolarmente bella, perché i valigiani sono sempre figli della Madonna, incredibili, i freni della Madonna, e invece Netto è normale, è veramente proprio la persona più normale che potresti aspettarvi, e riesce a prendere un drago. Questa cosa è strana. E perché, riprendiamo il discorso, certe caratteristiche fisiche descritte in Martin sono importanti, sono rivelatrici di qualcosa di più profondo, e il fatto che Martin magari ha descritto in questa maniera così normale Nettles potrebbe essere un modo per anticipare un qualcosa che potrebbe succedere in futuro, e diciamo generalmente lasciare intendere che anche un non Targaryen, corrompendo a suon di mangime i draghi, riesce ad avvicinarsi in qualche modo a un drago e riesca anche a domarlo. Quindi magari Tyrion potrebbe imitarla, anche perché Tyrion ha questa maxi adorazione dei draghi in maniera incredibile, ha letto tutti i libri sull'argomento, manco fosse magari Hermione. Ha letto di Nettles. Sì, magari sì. Ma potrei fare come lei. E quindi magari Viserion diventerà il drago di Tyrion nel futuro, che non vedremo mai ovviamente, per questa materia, in questo modo collaterale, quindi dai, vediamo. Martin poi ormai lo conosciamo bene, sappiamo che è furbo o paraculo, scegliete voi la parola che preferite, nel senso che certe cose le scrive in maniera ambigua, di proposito, per lasciarsi aperte tutte le possibilità. Lui sa che se poi gli serve in futuro cambiare qualcosa in corso d'opera, può farlo, perché non ha mai detto nulla in maniera definitiva. Se nell'ultimo libro vuole mettere, che ne so, uno Stark che cavalca i draghi, può sempre dire ma io non ho mai detto che serve per forza il sangue Targaryen, anche se la maggior parte degli indizi vanno in quella direzione. Ad oggi, come dato effettivo, possiamo solo dirvi, come ha detto anche Lucio tipo 10 minuti fa nel video, che il sangue Targaryen, per quanto non sia forse necessario al 100%, sicuramente dà una spinta in più per quanto riguarda il semplice potersi avvicinare a un drago senza essere bruciati o mangiati. Nella serie principale dei libri c'è Ben Plum il Marrone, che avendo un lontanissimo parente Targaryen riesce a farsi amico Viserion, per dirvi questo. Quindi non possiamo dirvi che il sangue Targaryen sia necessario al 100%, ma una buona spinta la dà. Mentre sul caso specifico di Adam, che poi è quello che ha fatto suscitare più curiosità, anche più domande, per una scelta poco felice di dialoghi della serie che hanno fatto più dubbi che altro, quindi vabbè. Pensiamo di essere stati abbastanza chiari, perché lì ci sono più possibilità, più risposte, ma quella più probabile è che a questo punto della storia il sangue Velaryon contiene già, diciamo, parte di quello Targaryen, ci sono i geni, forse evidentemente sarà una cosa anche di DNA. E incrociati poi più volte, matrimoni ripetuti nel corso dei secoli, magari hanno portato tutto quanto a... Diciamo, così come Corlys metteva sul piatto l'ipotesi potrebbe essere tua madre, poteva quantomeno dire chissà, magari era tramite mia nonna, tante alleanze con i Targaryen anche noi lo siamo diventati. Bastava una linea di dialogo in più e nessuno si faceva domande, c'erano già tutte lì nella serie, però... Abbiamo fatto un video in più. Uno, o lo fanno apposta Ryan Condal e il team degli scrittori per fare più dubbi, fare video, far rumore, oppure stanno a concentrarsi tantissimo sui singoli pittogrammi delle mura della casa della camera di Elena e si dimenticano. E poi si dimenticano sti scivoloni devastanti che spingono centinaia di migliaia di persone che non sanno nulla dei dettagli dei libri di Game of Thrones a farsi legittime domande che non avrebbero motivo di essere, però tante, siamo qua, speriamo di essere stati chiari, diteci la vostra nei commenti e niente, speriamo che Martin effettivamente scriva due righe in più, lasci un appunto prima di morire per spiegarci come funzionino ste cose, perché altrimenti qui si continuerà a creare sempre maggiore discrepanza e preferiremmo evitare, però va bene così. Grazie a tutti quanti per l'attenzione, ragazzi. Ormai siamo alla fine. Alla fine. Ormai stiamo registrando prima del. Mancano due giorni all'analisi. Sì, mancano due giorni all'analisi dell'ultimo episodio. La serie sarà finita e noi vorremmo dire che non sappiamo cosa succede nell'episodio, ma in realtà allo stato attuale sappiamo qualcosina, quindi va bene così, d'altronde. Però, va anche bene. Se è finita la serie, ragazzi, continueremo a pubblicare video, magari non tantissime ad agosto, però nei prossimi mesi sicuramente. Quindi... Dateci un 2 settimane di ferie, cortesemente, che sennò qua moriamo, perché... Ah, però qualcosa di... C'è già fatto qualcosa di pronto, altri video. Già c'è, quindi certo. Non vi lasciamo soli, anche perché dobbiamo ingannare l'attesa per altre serie di altri draghi, altre danze, altre battaglie. E
quindi, ragazzi, grazie a tutti quanti per l'attenzione. Iscrivetevi, lasciate mi piace, condividete, accendete la campanella di avvisi per rimanere sempre aggiornati e seguiteci sulle pagine social qualora i feed di YouTube non funzionino, per sapere cosa pubblichiamo, come, quando, dove e perché. Quindi dateci sotto. Ecco, in descrizione trovate il link per Pumpling e per Patreon. Patreon per diventare produttori esecutivi dei nostri video, e Pumpling per comprare magliette a tema horror, perché io ho lo scheletro, quindi vi dovete comprare questa, che magari non c'è neanche più, magari in realtà, più, infatti. Però in generale ne trovate tantissime, utilizzate il codice sconto Stannis, il nostro unico vero drago. Che tra l'altro ha sangue Targaryen nelle vene. Stannis può cavalcare un drago? Sì. Ma a prescindere dal sangue, sì, perché lui può. E vi dà anche dei calzini in omaggio se vi comprate le magliette horror. Stato Stannis, c'è cioè sangue Targaryen più volte, perché i Baratheon sono più volte collegati con i Targaryen. C'ha la potenza della cazzin. Lui è comunque del culto di Rollore, che, ripeto, sappiamo essere collegato in qualche modo ai draghi, perché i draghi sono le fiamme. Lui è il protagonista della saga. Ragazzi, Stannis può, vedete, è così facile. Così, la terza testa del drago è Stannis. Facile, risolta. Lui è la prima, la seconda e la terza. Madonna, sì. Anche Madonna, la quarta. Sì. Perché la quarta è il suo Valardo Irish. Il suo. Il suo.